Giuro, che tutto questo ha un senso. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi. Lo sapete, no? Oggi torna la serie dei rari e introvabili e prenderemo in esame una console che so che molti di voi amano, la Wii U. Ovviamente si tratta di una piattaforma relativamente recente, dove, a parte qualche piccola eccezione, è difficile parlare di titoli rari o introvabili. Questo quindi sarà più che altro un video scommessa, dove vi indicherò alcuni dei titoli che stanno diventando molto ricercati tra i collezionisti e quelli che secondo me col tempo potrebbero diventare estremamente rari. Magari chissà, anche voi in collezione avete qualche futuro tesoretto. Prima di iniziare ringrazio di nuovo Vittorio del Dottor Wii Channel per l'aiuto che mi ha dato nel compilare questa lista, vi lascio in descrizione il link al suo canale e vi invito a supportare il mio lavoro come meglio credete, magari lasciando un like e iscrivendovi e attivando la campanella delle notifiche oppure seguendomi su tutti gli altri social. E nel caso non vi bastasse potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi dove troverete i memini in HD. Partiamo! Come andremo a vedere, un tema molto comune è quello delle limited edition. Sebbene o male tutti i giochi sono ancora facilmente reperibili, discorso diverso è per le edizioni da collezione limitate. E inizierei proprio da una delle serie più importanti di Nintendo, quella di The Legend of Zelda, che su Wii U ha visto la riproposizione di due grandi classici, a metà tra la remaster e il remake. Wind Waker, uscito originariamente su GameCube, ha visto una bellissima Collector's Edition, che inizia a diventare rara. Questa versione in HD è più di una semplice remaster. Oltre alla risoluzione aumentata e un nuovo sistema di illuminazione, presenta tante piccole modifiche al gameplay che rendono l'esplorazione meno tediosa e in generale alleggeriscono i punti morti del gioco. Il titolo, oltre che in bundle limited con la console, arrivò in un'edizione speciale che al suo interno includeva anche un action figure di Ganondorf. Questa edizione uscì anni in anticipo rispetto alla prima serie di Amiibo, quindi la statuetta ha dimensioni ben diverse da quelle che siamo abituati a vedere. Oltre ad essere protetta da una teca trasparente molto elegante. Che ve lo dico a fare, il prezzo ultimamente è schizzato alle stelle, una copia ben tenuta e completa di tutto, solitamente viene venduta a partire dai 130 euro fino ad arrivare a 200. Discorso leggermente diverso per l'altro episodio di Zelda remasterizzato su Wii U. Twilight Princess e la sua Collectors sono più facili da recuperare e proprio per questo oggi potrebbe essere uno degli ultimi momenti utili per effettuare l'acquisto. A differenza di Wind Waker, la remaster di Twilight Princess è decisamente più conservativa e aggiunge molte meno novità rispetto all'originale. La sua Limited Edition comprende un amiibo di Wolf Link e Midna, oltre a un CD con la colonna sonora. Con un po' di pazienza si riesce a trovare questa edizione anche sotto i 100 euro, il che è ancora un ottimo prezzo. Considerate che a volte anche solo l'amiibo raggiunge quotazioni intorno ai 50. Inoltre fate molta attenzione perché ho come il presentimento che la versione liscia, triangolo blu, quindi PAL italiana, sia quasi più rara della Collectors e col tempo potrebbe raggiungere quotazioni piuttosto alte. Già oggi viene venduta a prezzi alti rispetto alla media. Chiudiamo per ora l'angolino dedicato a Zelda con Hyrule Warriors, lo spin-off Musou che recentemente si è affacciato anche su Switch. Il gioco è uscito su ben tre piattaforme diverse, ma l'edizione per Wii U sta diventando particolarmente rara. Hyrule Warriors è uscito originariamente su Wii U, poi ha visto una versione espansa su 3DS e infine una Definitive Edition su Switch. La versione più costosa però è la prima, in un'edizione Collectors che oggi su eBay raggiunge tranquillamente quotazioni superiori ai 100 euro. Mentre la Limited su 3DS la si trova ancora a un prezzo abbordabilissimo, questa misteriosamente sembra desideratissima tra i collezionisti. Fatto per me veramente inspiegabile, perché l'edizione, pur presentando un box abbastanza massiccio, al suo interno, beh, offre solo il gioco base e una sciarpa. Sì, avete capito bene, una sciarpa con ricamato sopra il logo della Triforza. Valutate voi se vale la pena recuperare questa edizione. Proseguendo, è giusto notare che una delle esclusive più importanti per Wii U ha ricevuto ben due edizioni speciali. Infatti, Bayonetta 2 è stata offerta in bundle con il primo capitolo, esattamente come è successo su Switch. Ma mentre la Limited per la console ibrida è un po' una schifezza, la First Print Edition per Wii U non è affatto male. Il double pack offerto per Wii U comprendeva un box che racchiudeva entrambe le confezioni dei giochi.
Avete presente, no, i bei tempi in cui se si prendeva un bundle si trovavano fisicamente i giochi e non dei codici di download? Beh, ecco, questo pacchetto ricevette anche una First Print Edition, limitata solo a 15.300 copie. Oltre a una confezione decisamente più stilosa in similegno, c'è anche un piccolo artbook oltre ai due giochi, l'edizione sicuramente più appariscente, ma che non verrà certo regalata. Anche qui preparatevi a spendere non meno di 100 euro. A proposito di First Print, vi lancio una piccola poro prediction. Tenete d'occhio la limited di Star Fox Zero, perché oggi si trova ancora facilmente, ma ho un presentimento, secondo me col passare degli anni diventerà estremamente rara. Vi spiego perché. Star Fox Zero è un episodio che è stato massacrato dalla critica e che ha venduto poco anche per i bassi standard della console. L'edizione limitata tra l'altro include, oltre a una steelbook, anche l'unica versione fisica di Star Fox Guard, un tower defense ideato per accompagnare il gioco. Insomma, per me ci sono tutti i presupposti per diventare un'edizione ricercata tra qualche anno, quando i titoli Wii U non si troveranno più come fondi di magazzino. Oggi, se vi destreggiate bene, potete rimediarla anche sotto i 50 euro. Io non dico altro. Parliamo ora della limited di Super Smash Bros. Per Wii U. Anche questo titolo, oltre all'edizione standard, ha ricevuto una doppia versione da collezione e secondo me, oggi come oggi, ha particolarmente senso recuperarne una. L'edizione con gioco e amiibo di Mario oggi si può recuperare a una sciocchezza, ma quella veramente interessante è il bundle con l'adattatore USB per utilizzare il controller del GameCube anche su Wii U. Questa periferica è infatti compatibile al 100% anche con Switch e considerando quanto è diventato raro l'adattatore, che differisce dalla nuova versione solo per il logo impresso sulla scocca, può trattarsi di un recupero utile anche in ottica non solo collezionistica. Insomma, con un'ottantina di euro potreste recuperarvi non solo uno dei migliori giochi usciti per Wii U, ma anche una periferica utilissima. Passiamo ora all'unico titolo NTSC della lista, ovvero Shakedown Hawaii. Questo, invece, si tratta di un recupero collezionistico al 100%. Ecco perché. Avete presente, no, tutta l'isteria che si sta creando intorno a operazioni limitate del calibro di Limited Run Games? Ecco, nel 2020 il publisher Vblank Games ha pensato di fare un'edizione simile riesumando due console morte. È così che Shakedown Hawaii è uscito anche per Wii e Wii U, sia in edizione standard che limitata con tiratura di sole 3.000 copie. A soli $30 la Collectors offriva anche un case protettivo e la colonna sonora in formato digitale, risultando a conti fatti come una delle ultime pubblicazioni, se non addirittura l'ultima, avvenuta sulla sfortunata console Nintendo. Buona fortuna a recuperarla oggi, le poche copie che si trovano stanno ben oltre i $30 originali. Ci avviciniamo alla chiusura e iniziamo a sganciare le vere bombe, quei titoli che già oggi si trovano a prezzi decisamente importanti. E apriamo le danze con Project Zero Maiden of Blackwater. L'episodio per Wii U della popolare serie survival horror è a conti fatti uno dei giochi più ricercati al giorno d'oggi. Questo perché la sua pubblicazione è stata alquanto anomala. Il gioco infatti non solo ha ricevuto unicamente una versione limited, omettendola standard, ma inoltre in Nord America non è proprio mai uscito in versione fisica ed era solo possibile scaricarlo da eShop. Questi due fattori fanno della versione europea, l'unica esistente in Occidente oltre a quella australiana, un titolo ricercatissimo anche negli USA, fattore che si riflette sul prezzo. Difficile cavarsela con meno di 100 euro e spesso le aste si chiudono oltre i 200. Avreste mai pensato che uno dei titoli più rari per Wii U potesse diventare un titolo dei Pokémon? È vero, generalmente i titoli dei mostriciattoli tascabili raggiungono quotazioni importanti, ma questa volta si tratta di uno spin-off, di cui è difficile anche solo trovare informazioni. Mi riferisco a Pokémon Rumble U. Allora, si tratta del primo gioco a sfruttare il sensore NFC presente sul gamepad, ma anche in questo caso non esistevano ancora gli amiibo e quindi il software interagiva con delle action figure create apposta per la linea di titoli Rumble. A quanto pare, in Europa e Nord America, in quantità estremamente limitate, furono distribuiti dei bundle comprendenti il gioco, un poster e due statuette, di cui una esclusiva della confezione, e che oggi sono a dir poco ricercati tra i collezionisti. Questo perché il gioco fu recensito negativamente dalla critica e vendette pochissimo, risultando in breve tempo un esperimento fallito. E si sa, tutto quello che non ha successo al primo colpo diventa oro colato tra gli appassionati. Poracci, chiudiamo con quella che è la mia grande scommessa. Per me un titolo che ha tutte le potenzialità di diventare raro e ricercato è Breath of the Wild.
Infatti nel 2017 ho fatto una piccola follia, almeno per i miei standard. Ne ho acquistata una copia che ho ottenuto sigillata. Per come la vedo io e anche per quello che dicono i prezzi su internet, difficilmente un titolo di Zelda si svaluta col tempo, anzi solitamente tende a prendere valore. E in passato è stato dimostrato come i titoli cross generazionali tendono a diventare molto ricercati nella versione che vende di meno. Twilight Princess uscì in contemporanea su GameCube e Wii, mentre la versione pensata per i motion control è oggi piuttosto comune, il triangolo blu di Twilight Princess per GameCube vale almeno 5 volte tanto. Considerando la scarsa diffusione di Wii U e il successo di Breath of the Wild su Switch, credo proprio che questa versione, che se vogliamo è anche nettamente peggiore, col tempo diventerà un vero e proprio pezzo da collezione. Ad oggi si compra intorno ai 100 euro, un prezzo tutto sommato accessibile per un sealed, ma ne riparliamo fra 5 o magari 10 anni, quando tutti i fondi di magazzino saranno esauriti. Staremo a vedere. E questo poracci era tutto per oggi. Vi aspetto nei commenti per sapere come siete messi a collezione su Wii U, se magari avete qualcuno dei titoli che ho citato o ne avete altri da aggiungere alla lista dei rari ricercati. Vi do appuntamento al prossimo video, che vi ricordo non so con precisione quando verrà pubblicato, perché nelle prossime 2 settimane sarò parecchio impegnato col lavoro. In ogni caso, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Io sono il Poro Wii, Michele Yu, ciao! Posso spiegarlo?